Bella a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su RimWorld. Allora ragazzi, proseguiamo la nostra serie. Vi dico che sto registrando questo gameplay di seguito all'altro, quindi abbiate pazienza se quest'oggi magari non metterò in pratica qualche consiglio che sicuramente mi avrete dato. Però come sapete il tempo è un po' quello che è, poi sono anche influenzato sia io che il mio bimbo, quindi insomma sto cercando di recuperare un attimino perché periodo è veramente così, però va bene, cerchiamo comunque di fare quello che riusciamo. Allora, noi abbiamo sempre questa situazione con dunque adesso è finita la tempesta quella solare, quindi ok, per cui dovremmo iniziare a poter produrre, diciamo così, il nostro cotone. La velocità di crescita è del 280% addirittura, quindi in teoria dovremmo riuscire abbastanza in fretta a fare tutto quanto. E stiamo anche ricercando finalmente la nostra energia geotermica, sperando che diciamo mi possa portare un po' di benefici qua delle batterie. Intanto Richard ha avuto un attimo di diciamo momento creativo e mi ha costruito addirittura un capolavoro che ci dà un'estetica di 250 contro i 50 che ci dà appunto di solito. Io quasi quasi la metterei magari sempre qua, che è bene o male la zona dove loro passano un po' più di tempo, quindi direi di metterla qua. Questa, ho visto che ne aveva fatto un'altra, no, ho visto male io, no, ok, ne ha fatta solo una, va bene. Comunque insomma un bel capolavoro l'ha fatto, quindi ottima cosa, che quantomeno ci abbellirà notevolmente la stanza. No, mi sa che no, la tempesta solare è passata, ma è perché siamo senza batterie purtroppo. Comunque qua la bellezza è arrivata grazie a questa 3,7 3,9, 3,7, sì, comunque insomma è bella bella alta, per cui ci va benissimo così, assolutamente. Quindi togliamo questo, ok. Va bene, allora adesso qua loro giocano, io spero solo di iniziare a fare del cotone, perché avrei veramente bisogno di creare appunto dei vestiti nuovi. Questi sono tutti vestiti, diciamo, indossati da cadaveri, quindi vorrei evitare di utilizzarli. Abbiamo bisogno appunto di vestiti nuovi, abbiamo bisogno soprattutto dell'energia geotermica, perché come vedete con queste sole turbine eoliche facciamo veramente veramente fatica. Mills ha trovato l'ispirazione per diciamo il tiro, quindi andrà a caccia in maniera molto molto più efficace. Razioni ne abbiamo 27, cibo noi ne abbiamo tantissimo, dai, perfetto. Geotermico l'abbiamo finalmente ricercato. Ok, allora vai piano un attimo, fammi capire la ricerca, cosa posso fare. Vediamo, vediamo, potrei anche fare il pannello solare effettivamente, ma mi piacerebbe anche fare magari delle armi da fuoco, cioè sbloccherei il montaggio per fare armi da fuoco, armature eccetera eccetera, perché questo credo che ci serva particolarmente. Ok, vediamo un attimino se riusciamo nell'energia a costruire un geotermico. Ci mancano 340 di acciaio, però probabilmente dovremmo anche riuscire a costruirle. Però adesso il problema è che io qua c'ho tutti i geyser che sono occupati, quindi mi conviene smantellare questo. Allora questo lo reinstalliamo magari qua, questo anche lo reinstalliamo qua. Ma lo stai già costruendo tu? Ah, lavora già sul generatore, sul progetto. Ok, vabbè Richard, costruisci tu e va bene. Dunque, allora facciamo una cosa, Tony gli rimettiamo la cucina, che è l'unico che cucina, e gli mettiamo la costruzione magari a qualcun altro, tipo la costruzione, vabbè vediamo poi eventualmente chi lo andrà a fare. Mettiamo la Mills, anche se non è il top a costruire, però oh dai bravi, spicciatevi un attimo così finiamo di fare il tutto e va bene. Allora questo pavimento me lo tiri via. Oh perfetto, dai che lo stanno costruendo il generatore, dai che forse riusciamo a combinare qualcosa con questo generatore di corrente, perché veramente qua il geotermico ci farebbe di un comodo incredibile, ci risolverebbe un bel po' i problemi che stiamo avendo, perché non riusciamo a caricare le batterie, ho troppe stufe, troppe vasche idroponiche, insomma troppa roba accesa e
Finché non costruiamo questo, ragazzi, è veramente, veramente un problema. Dai, 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 priorità. Vai a prendere l'acciaio e portatelo qua, dai. Non può costruire, abilità costruzione troppo bassa. Ok, chi è che lo può costruire? Tony, no? Mills? Abilità di costruzione troppo bassa. Non lo può costruire nessuno. Oh, mannaggia la miseria. Non me lo può costruire nessuno adesso questo, quindi costruzione. Io effettivamente non ho nessuno bravo nella costruzione. 7 di 20. Chi è il più alto? 5. Lui addirittura 1. Lui a 1. E questa 0. E niente, devo lasciare Tony a costruire, ragazzi. Devo lasciare Tony, che è quello con l'abilità più alta alla fine. Allora, teniamolo come 4, e ok. Che abilità ci vuole qua per costruirla? Dunque, abilità 8. Vabbè, dai, allora Tony, se mi aumenta un attimino di livello nella costruzione, dovrebbe riuscire poi a costruirmi il tutto. E allora, nel frattempo, facciamogli costruire intanto un'altra pala eolica, che comunque ci può essere in ogni caso utile. Ok, vai, mettila qua. Perfetto, bravo che sta andando subito a costruirla. E direi di andare a tirar via ovviamente tutta sta roba anche che c'è davanti. Che se no qua. Ok. Perfetto, dai, tirate via tutto. Buono, Tony, vai a costruire così almeno vedi di migliorare un attimino. Che c'ho bisogno che mi aumenti assolutamente nella costruzione. Quindi spero che migliori in fretta. Ma prossimo livello 8000 addirittura, è 449, ciaone. Non mi aumenterà mai, ho bisogno di qualcuno bravo nella costruzione. Questo com'era? Il prigioniero? Costruzione a 3, figurati. Non ce la farà mai. Ed ecco qua che arriva ovviamente il solito raid. Allora, vediamo cosa... ci sarà intanto questo, c'ha un'arma da fuoco e va bene, quindi Mills sveglia che devi assolutamente lavorare per noi. E poi chi è che era bravo a sparare? Questa mi sembra. No, Richard era anche bravo a sparare, quindi sveglia anche tu e anche tu vammi qua. Dai, attenzione perché questo arriva bello vicino. Vai, speriamo che lo becchi, Mills. Beccato subito al primo colpo, Mills. Mi stupisci. Mi stupisci, morto in 22 ore, tra l'altro. Quindi, Richard, magari vai qua che lo becchi da sopra. No, vabbè, ma Mills, non mi beccare la cosa eolica, rimbambito. Ok. Bello lì, colpo alla testa, addirittura. Ok. Va, che lo stanno massacrando due. Aia, Mills, l'hanno colpito. Però questo credo sia messo particolarmente male. Ok, steso questo, perfetto. Allora, Richard, vai. E Mies, sei libero di andare. Magari, vammi a ripararla. Ah, no, 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 anzi, vattene a riposare, va. No, no, vai assolutamente a riposare, Mies. Come sei messo? Morto in 22 ore, porcaccia la miseria. Allora, Tony, dai la priorità alla turbina eolica, per piacere. Ok, dopodiché, allora, questo finalmente ce l'abbiamo. Chi è che era un bravo cacciatore? Che io adesso non mi ricordo. Che non ha l'arma, tra l'altro. Allora, beh, Tony non ha l'arma, ma già fa un sacco di cose, quindi lo lascerei tranquillo. Nella caccia c'era... beh, Richard è anche buono. Nella caccia, effettivamente. Vediamo quanto hanno di... tiro. Allora, lui è a 3. Questo non può tirare, questo a 1, questo a 1, questo a 0. Ok, Mills a 9 e va bene, lui a 2. Allora Richard, vatti a equipaggiare il fucile da caccia. Volevo capire se posso magari... Banco di montaggio, perfetto. Armi, munizioni, ottimo, ottimo. Allora, il banco di montaggio lo metterei magari qua. Perfetto, gli mettiamo anche già una sedia, non gli metto lo sgabello perché come detto la sedia mi dà un po' più di bellezza, quindi mettiamogli già la sedia e mettiamo qualcuno come artigiano, credo che sia quello che fa le armi. Postazioni di lavoro, taglio delle pietre, fusione di metalli e altro. Taglia blocchi di roccia, no, non credo sia l'artigiano. Forgiatura no.
Artigianato no, non lo so chi è che lo farà, ma vediamo. Forse sempre nella costruzione, non lo so. Va bene, va bene. Poi una volta ricercato quello, beh, io potrei anche fare prima il pannello solare. Allora, fammi prima il pannello solare, va, che anche un paio di pannellini solari a questo punto li metterei così. Riusciamo a far qualcosina. Allora, vediamo, ordini, aggiungi ordine. Crea ordigno MP, ordigno stinguette, va bene, il metto, bomba molotov. Ok, vorrei aspettare le armi però, sinceramente. Vorrei aspettare le armi, quindi vediamo un attimino cos'altro riusciremo a combinare. Ok, apparecchi astinenza. Astinenza da Smoklaf. Quindi io comunque glieli devo necessariamente andare a dare. Farei a sto punto quindi un banchetto chimico, perché se no diventa un bel problema, perché questa mi inizia a diventare dipendente ed è un gran casino. Quindi vediamo sotto produzione se c'è fornello, laboratorio chimico. Ok. E vediamo di produrgli anche queste, perché sennò diventa veramente un problema. Allora, facciamo così: questa la smantelliamo che non mi serve. Quindi, magari Tony, per piacere, dai priorità un attimo a smantellare questo. Ok. E a questo punto qua mi fai il laboratorio chimico. Banco da ricerca semplice, forno crematorio elettrico. Va bene, allora fammi questo. Che è successo? Ah, pannello solare. Ok, va bene. Va bene, va bene. Un'avaria ha innescato un incendio. Dove è innescato un incendio? Scusami. Io non ne vedo di incendi qua. Non ne vedo di incendi, ma fatte che non mi sta poi andando nulla. Perché? Energia. Cosa è saltato? Fatemi capire. Ma a me qua pare non sia saltato nulla. Va bene. Allora, vediamo un attimino i pannelli solari se riusciamo a costruirli. Magari anche qua. Allora, iniziamo a farne un paio e vediamo che cosa si riesce a fare. Quindi vai, dai priorità a questo, Tony, scusami. Ok, due pannelli solari li ha costruiti. Adesso c'è comunque ancora l'eclissi. Va bene. Ovviamente quando io costruisco i pannelli solari, giustamente c'è l'eclissi, no? Mi sembra anche giusto del resto. Costruzione, se è 2000, deve arrivare a 8000 per potermi costruire questo cavolo di geyser, di insomma generatore, che sfrutterà il geyser e ci vorrà un bel po'. Però Tony comunque mi sta creando dei pantaloni. Ok, no, vedete, i pantaloni me li fa. Mediocre, vabbè, non è male. Va bene, allora, intanto vediamo la ricerca, visto che abbiamo prodotto questo. Abbiamo concluso la ricerca che stavamo facendo. Potremmo anche fare il generatore idroelettrico, così vediamo anche quello se magari ci può dare una mano. Perché non è assolutamente semplice, ragazzi, riuscire a fare tutto. Anzi, fammi prima, scusami, le armi da fuoco. Perché me le ha stoppate? Io non le avevo già messe prima, vabbè. Oh, perfetto, dai che i pannelli solari adesso stanno iniziando un po' a produrre. Io magari ne metterei ancora altri due, sinceramente. Mancano 100 d'acciaio, adesso vediamo se riusciamo a recuperarli in giro. Sti 100 d'acciaio, sì, in realtà qua c'è. Quindi ordini, scava e vammi a scavare questi. Ok, anche qua c'è dell'acciaio, quindi vammi a prendere questo, vammi anche a prendere questi. Va bene. Perfetto, ecco qua tutti che vanno a scavare, mi andranno a recuperare, sì, sempre cinese io divento, a recuperare l'acciaio che ci servirà poi per fare anche gli altri due pannelli solari, perché vedete già un po' di più le batterie le riusciamo a caricare, però abbiamo bisogno veramente, veramente di un sacco di un sacco di energia, perché abbiamo veramente ormai un botto di roba che stiamo alimentando, per cui assolutamente ci è indispensabile. Dai, comunque qua la temperatura interna la stiamo mantenendo, quindi ottimo. Direi che va assolutamente bene così. Siamo già scesi a 14 con le razioni. Cavolo, ragazzi, le razioni comunque scendono veramente, veramente a livelli impressionanti. Quindi facciamone ancora un po'. Il problema è che io qua non sto più producendo nulla. Il problema è quello lì. Allora, una lepre impazzita. Ah, cavolo, proprio questa. Mannaggia, sveglia, sveglia, Tony.
Cioè, sveglia Mills, sveglia, sveglia Mills. Scappa, scappa, Tony. Ok, tu, Tony, scappa. Ethan, sveglia anche te. Vai, attacca e mischia. Oh, ma Tony ce l'ha sempre con lui, eh. Tony è proprio quello più sfigato, poveraccio. Mannaggia la misera. Vai, chiuditi dentro. No, è entrata. Ciao, mo questo lo sega via. Vai, vai, Tony, scappa, scappa, Tony. Dai, Miss, spicciati. Vai, 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 vai. Occhio, levati, Tony. Sì, vabbè che mira, Mills. Mira di cacca che hai. Senti, c'hai una mira, Tony, Miss, che veramente... Vammi qua, va. No, non puoi attaccare i mischi anche te. Non la piglieranno mai. Mamma... Oh, bravo. Ok. Perfetto. Mamma mia, oh. Vai, Tony, vatti a riposare. Ci mancava solo la lepre impazzita, ma mannaggia lei, mannaggia. Vabbè. Tony, vatti a ripigliare, vai. Si rannicchia? No, vai qua a curarti, dai. Ok. Vai a riposarti, Tony, vediamo come sta messo. Povero Tony, oh, ce l'hanno tutti con lui. Lepre, lepre, Alex, vallo a curare, magari. Ok, sta già andando, bravo. Va bene. Questa sta uscendo di testa perché comunque ha sempre bisogno di dello Smoklaf che purtroppo noi al momento non abbiamo e quindi è quello che le tira via più umore in assoluto, per cui speriamo di riuscire a farlo quanto prima. Ora io ho bisogno che qualcuno però mi vada a cucinare al posto di Tony, anche se cucinerà male, però Tony purtroppo è messo male, quindi vai tu a cucinare. E qua, ok, ripeti per sempre, va bene. Sì, dai, un po' di cosine, comunque vabbè, abbiamo ancora della carne, per cui non è che siamo proprio esageratamente tirati, però insomma, non stiamo neanche messi proprio benissimo, a dire la verità. Comunque, io questi li vorrei far costruire a Tony non appena si rimette. Mannaggia, sta cacchio di lepre. E vabbè. Va bene, dai. Allora, vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Qua sta crescendo. Oh, finalmente sì, per fortuna. Per fortuna sta iniziando un attimino a crescere. 24% maturo. Ok. Oh, Tony è tornato in piena salute. Perfetto. Bravo, Tony. Bravo. Allora, vammi a costruire questo, già che sei tornato in piena salute. E poi andrai a raccattare un po' di razioni. Va bene. Dai, costruiscimi intanto questi altri due pannelli solari, così vediamo se riusciamo a caricare completamente le nostre 5 batterie il prossimo giorno di sole, che non sarebbe neanche malaccia come cosa. Io magari andrei a cacciare ancora queste gazzelle che ci sono qua in giro, almeno vediamo di fare un po' di scorta. Perfetto, le cacciamo tutte, così aumentiamo anche un po' le varie abilità nel tiro. Sperando che appunto ce la facciano. Bello, ma mamma mia, Miss sta diventando un cecchino veramente assurdo, ragazzi. Veramente assurdo. Buon Tony, come sei? Costruzione sempre 7, capirai. Speriamo di riuscire a far qualcosa, ragazzi, e soprattutto a rimettere anche un po' in sesto la nostra scorta di cibo. Dobbiamo costruire appunto il generatore geotermico, ma finché il nostro Tony non aumenta di livello di 1, purtroppo non ce la facciamo. Però vabbè, dai, direi che comunque alla fine si sta comunque procedendo, anche se come sempre a fatica, ma Rimworld si sa del resto che è così. Va bene, ragazzi. Allora, io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato appunto a Rimworld. Abbiamo fatto un bel po' di ricerca. Dai, a livello energetico, comunque adesso ci siamo un po' ripresi anche con i pannelli solari. Quindi devo dire che questi stanno andando a manetta, per cui assolutamente ottima così come cosa. E riusciamo quindi a mantenere a metà le batterie, pure ad alimentare, insomma, tutte le robe, che non è poco perché abbiamo una lampada solare e tutte le stufe che consumano veramente, veramente un boato. Per cui direi che al momento sta andando anche piuttosto bene. Speriamo di riuscire appunto a costruire questo generatore geotermico e poi man mano ovviamente iniziare a costruire armi, armature e quant'altro, insomma, per avere tutto l'occorrente e far fronte a tutti i nuovi raid e imprevisti che il gioco appunto ci pone davanti. Quindi io prima di chiudere l'unica cosa direi di far equipaggiare il revolver a Tony,
così almeno siamo a posto. Eton, tra l'altro, anche lei è senza arma, ma al momento non ne abbiamo più. Ti posso dare un coltello, giusto quello che ho, tanto per darti in mano qualcosa. Non mi ricordo se lei ce l'aveva già il coltello o no. Sì, in realtà sì. Che era molto meglio questo, peraltro, rispetto a quello che aveva. Quindi riprenditi questo. Chiedo scusa, Eton, ma questo è terribile. Fa abbastanza schifo. Per cui va bene così. E quando poi saremo in grado di fare un'arma da fuoco, ovviamente andremo a provvedere. Va bene, le armi da fuoco finalmente le abbiamo fatte. Non so se qua riusciamo già a farne qualcuna. Tipo anche un fucile da caccia. A me piacerebbe farlo. La ricetta richiede le seguenti competenze. Nessuno, ok, pertanto nessuno, perché richiedono artigianato 5. Ok, quindi niente. Un revolver, questo possiamo farlo. Questo invece sì, perché non ha problemi, quindi facciamo intanto un revolver. Lo fanno con l'artigianato. Perfetto, artigianato. Questo a 0, questo a 0. È sempre Tony. Tony dovrà fare praticamente tutto il nostro, ormai tutto fare di fiducia, la nostra Tony, perché appunto è una femmina, però del resto è solo lei ha questa abilità, devo farlo fare per forza lei. Quindi ragazzi, io direi che posso concludere qua. Vi invito come sempre a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e se vi va, seguitemi anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!